Una vita con la valigia in mano, dal Sudafrica all'Italia, passando per la Scozia. E dopo l'importante esperienza nel paese, tra le Highlands scozzesi, a Glasgow, Edimburgo e in nazionale, Massimo Cuttitta torna all'Aquila, dove collaborerà con la società Neroverde come allenatore del pacchetto degli Avanti. Un ingresso di peso in tutti i sensi, dopo le dimissioni di Dragos Nicolae, giunte ad inizio gennaio. Per il consulente degli Avanti, che negli anni Ottanta arrivò nel capoluogo abruzzese, prima di diventare una delle colonne del Milan di Berlusconi, che all'epoca aveva interessi anche nella Pallovale, una nuova difficile sfida. Hai trovato una primissima impressione? Ma un bel ambiente, dei ottimi allenatori, bravi ragazzi, con tanta voglia di fare. Spero di poter dare la mia parte a questa squadra. La scelta è arrivata dopo aver visionato anche ampiamente il materiale video, no? Ma a me piacciono le sfide, quindi il ruolo mio è di allenare, quindi cercherò di fare il mio meglio, di poter progredire in avanti con questa squadra. Cercherò di fare il mio meglio per cercare di salvare questa squadra. Ma penso che il materiale ci sia, e ho visto oggi che c'è anche la volontà da parte dei ragazzi e della società. Che elementi di continuità si possono trovare tra l'Aquila che ha lasciato un po' di anni fa e quella che ha trovato adesso? L'Aquila che ho lasciato di tantissimi anni fa da giocatore era una squadra di campioni, di grossi campioni, di vecchietti, diciamo, che sono importanti anche per questa società in questo momento di difficoltà. Adesso ho trovato tantissima gioventù, quindi tanto spazio, tanto terreno fertile per migliorarli. E bisogna stare lì vicino, anche con l'aiuto della città e anche degli ex giocatori, che sono importanti per l'Aquila.